treni fermi in tutto il Piemonte venerdì 12 aprile. Scioperano i ferrovieri di FIT CISL ed Orsa per protestare contro la soppressione dal 1 gennaio ad oggi di più di 1.000 treni per mancanza di personale. Tra i motivi della protesta anche la sospensione di 4 nuove linee ferroviarie del trasporto regionale, che aggiungono i sindacati gli incomprensibili disservizi sui treni pendolari. Per spiegare queste ed altre ragioni, mercoledì presidio e volantinaggio sui binari di Porta Nuova. C'è ancora un altro aspetto che per noi è motivo di forte preoccupazione, che ci vede incastrati in mezzo, che è quella che la Regione dice: lo Stato non ci dà i soldi, la Regione a sua volta nei confronti di Trenitalia, lo Stato non mi dà i soldi, io non ne ho da darti, Trenitalia a sua volta dice: se io non ho liquidità non posso pagare gli stipendi dei ferrovieri nella regione Piemonte. Come dire, abbiamo un interesse comune con i cittadini, che a nostra volta poi i ferrovieri sono anch'essi cittadini, e quindi questo è per noi motivo di preoccupazione. Abbiamo questo sciopero del 12, venerdì prossimo 21 del 12, che tra l'altro è anche uno sciopero proclamato a livello nazionale da parte di tutte le organizzazioni sindacali. All'orizzonte però ci sarebbero anche altri tagli che ridurrebbero l'offerta dei treni, senza contare il mancato rispetto degli accordi già sottoscritti. È ovvio che se l'azienda, se la regione, insomma, non dovesse, come dire, garantire, come dice, si diceva prima, i fondi, i soldi per il trasporto, Trenitalia è costretta comunque a tagliare, quindi insomma a tagliare linee, tagliare servizi e tagliare i treni, e quindi questo vorrebbe dire sicuramente meno lavoro per i ferrovieri, più disagi per i pendolari, perché gli verrebbe sicuramente negata la possibilità di potersi spostare all'interno del territorio piemontese per raggiungere i posti di lavoro, quindi verrebbero penalizzate sicuramente le due categorie, insomma, quindi questo è il nostro problema.